Benvenuti a Telecru, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Anche questa edizione è dedicata all'avvio della 11ª legislatura. Andiamo a conoscere da vicino il ruolo e le funzioni dell'Assemblea Legislativa e degli altri organi che la compongono, tra cui, di maggiore rilevanza, ci sono le tre commissioni consiliari permanenti. Vediamo. Entriamo a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea Legislativa della Regione Umbria approva le leggi ed esercita l'indirizzo e il controllo sull'attività dell'esecutivo. L'Assemblea è composta da 20 consiglieri, oltre alla Presidente della Giunta regionale, eletti direttamente dai cittadini. 12 i seggi che spettano alla maggioranza e 8 quelli dell'opposizione. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, eletto unitamente ai due vicepresidenti, alla prima riunione, subito dopo le elezioni, presiede l'Aula, coordina le attività delle commissioni con quella dell'Assemblea, garantisce la regolarità e la corretta gestione dei lavori assembleari. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni si riunisce per l'esame e l'approvazione delle leggi, nonché dei principali atti di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. I suoi componenti lavorano all'interno delle commissioni consiliari, costituite da un numero limitato di rappresentanti dei diversi gruppi politici in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari. Le commissioni consiliari permanenti sono tre. La prima si occupa di affari istituzionali e comunitari, la seconda delle attività economiche e governo del territorio, la terza commissione di sanità e servizi sociali. Le commissioni rappresentano di fatto il punto di partenza di ogni iter legislativo, sia d'iniziativa dei consiglieri regionali, dell'esecutivo o di iniziativa popolare. Le tre commissioni si occupano anche dei regolamenti sui quali sono chiamate a dare il loro parere e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza dell'Assemblea Legislativa e possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. Le commissioni esercitano inoltre funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono all'Assemblea. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle commissioni. Tra gli organi che compongono l'Assemblea Legislativa c'è il Comitato Permanente per il Controllo e la Valutazione sull'Amministrazione Regionale. Il Comitato si occupa del controllo sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti e delle società partecipate della Regione. Vigila anche sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e riferisce all'Assemblea con una relazione con cadenza almeno semestrale e comunque ogni volta lo ritenga necessario. La Regione Umbria partecipa attivamente alla formazione degli atti normativi dell'Unione Europea. A tal fine è stata istituita un'apposita sessione regionale europea, al cui termine viene approvata una risoluzione relativa al programma legislativo della Commissione Europea. Con Elisabetta Braconi, responsabile della sezione assistenza agli organi consiliari, vediamo quali sono i primi passi di una legislatura. Il 7 novembre, con la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, è iniziata l'11ª legislatura. È quindi necessario procedere alla costituzione degli organi necessari dell'Assemblea, a cui spetta provvedere ai primi adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Il primo adempimento previsto dal Regolamento interno è la costituzione dei gruppi consiliari, che deve avvenire 5 giorni prima della seduta di insediamento dell'Assemblea Legislativa, seduta che verrà convocata dal consigliere più anziano, Fabio Paparelli, con almeno 7 giorni di preavviso. La seduta di insediamento sarà dedicata all'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa deve essere eletto con una maggioranza di 4/5, quindi 17 consiglieri, nelle prime 3 votazioni,
dalla quarta votazione, che obbligatoriamente deve tenersi il giorno successivo, è sufficiente invece la maggioranza assoluta. 11 consiglieri regionali dovranno quindi individuare il nuovo presidente dell'Assemblea. Eletto il presidente, si procede all'elezione in un'unica votazione dei due vicepresidenti. I vicepresidenti vengono eletti con la procedura del voto limitato, cioè ciascun consigliere regionale può esprimere una sola preferenza. Questa procedura consente di garantire ai gruppi di minoranza di esprimere almeno un vicepresidente. Eletto il presidente e i due vicepresidenti, è costituito l'ufficio di presidenza, il quale, di concerto con la conferenza dei capigruppo, dovrà individuare il numero dei componenti delle commissioni permanenti, nelle quali i presidenti dei gruppi consiliari indicheranno i propri rappresentanti. Alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla quale partecipa anche il presidente della giunta regionale o un suo delegato, spetta anche di stabilire il primo calendario dei lavori e in particolar modo di individuare la data della seconda seduta dell'Assemblea, che deve essere dedicata, secondo il dettato statutario, alla illustrazione del programma di governo da parte della Presidente della Giunta. Nel corso dell'illustrazione la Presidente dovrà anche indicare gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione del programma. L'Assemblea legislativa, udita l'illustrazione, approverà una mozione nella quale verranno indicati gli obiettivi e gli indirizzi strategici per l'attuazione del programma. Vediamo ora la composizione dell'Aula per l'undicesima legislatura e conosciamo da vicino i neoeletti consiglieri regionali, a partire dalla Presidente della Giunta, Donatella Tesei, David Mariotti Bianchi. Questa è la composizione dell'Aula per l'undicesima legislatura. Vediamo da vicino chi sono i consiglieri che ne fanno parte, cominciando dalla Presidente della Regione Umbria. Donatella Tesei, neopresidente della Giunta regionale dell'Umbria, 61 anni, avvocato, già sindaco di Montefalco, senatrice e presidente della Commissione Difesa del Senato. Ed ora vediamo i consiglieri che compongono la maggioranza. Il gruppo della Lega con i suoi 8 consiglieri è il più numeroso. Valerio Mancini, 54 anni, già consigliere comunale di Città di Castello e vicepresidente dell'Assemblea legislativa, presidente regionale della Lega. Stefano Pastorelli, 49 anni, già consigliere comunale di Assisi. Valeria Alessandrini, 44 anni, insegnante, assessore alla scuola del comune di Terni. Francesca Peppucci, 26 anni, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Todi. Paola Fioroni, 46 anni, imprenditrice, già consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana. Daniele Nicchi, 55 anni, sindaco di Attigliano al terzo mandato, dirigente nazionale della UGL Trasporti. Daniele Carissimi, 46 anni, avvocato esperto di diritto ambientale. Eugenio Rondini, 42 anni, imprenditore, già vice sindaco del comune di Passignano sul Trasimeno. Due i consiglieri eletti da Fratelli d'Italia. Marco Squarta, 40 anni, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, ha presieduto il comitato di valutazione e controllo sull'amministrazione regionale. Eleonora Pace, 39 anni, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Narni. Per la maggioranza, infine, sono due i gruppi con un solo consigliere. Per Forza Italia, Roberto Morroni, 56 anni, consulente finanziario, già sindaco di Gualdo Tadino, capogruppo uscente di Forza Italia, ha presieduto nella passata legislatura il Comitato Consiliare di Valutazione e Controllo. Per la lista Tesei Presidente, Paola Agabiti Urbani, 45 anni, imprenditrice, sindaco di Scheggino dal 2014. I consiglieri di opposizione sono così suddivisi. Vincenzo Bianconi, candidato presidente per il Centro-Sinistra e Civiche, 47 anni, imprenditore nel settore alberghiero.
quello del Partito Democratico è il gruppo più numeroso della minoranza. Tommaso Bori, 33 anni, medico, già consigliere comunale del Partito Democratico a Perugia. Simona Meloni, 45 anni, manager della Perugina, già vice sindaco di Piegaro. Fabio Paparelli, 57 anni, docente in discipline giuridiche ed economiche, vicepresidente e presidente uscente della giunta regionale. Donatella Porzi, 53 anni, insegnante, presidente uscente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Michele Bettarelli, 42 anni, consulente in materie di ambiente e territorio, vice sindaco di Città di Castello. Due infine i gruppi con un solo consigliere. Per la lista Bianconi per l'Umbria, Andrea Fora, 46 anni, consulente su startup d'impresa e di innovazione sociale, già presidente di Confcooperative Umbria. Thomas De Luca, 31 anni, imprenditore agricolo, consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle a Terni. Palazzo Cesaroni dal 1977 diventa la sede del Consiglio regionale e poi dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Fu definitivamente acquistato dalla Regione nel 1999. Entriamo in questo splendido palazzo costruito da Ferdinando Cesaroni e progettato dall'architetto Guglielmo Calderini. Palazzo Cesaroni è la sede dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Fu fatto costruire fra il 1898 e il 1903 dal ricco imprenditore Ferdinando Cesaroni su progetto dell'architetto Guglielmo Calderini. Per la costruzione del palazzo furono utilizzate pietre locali e manufatti in cotto, come si può vedere nel cornicione scultoreo del sottotetto e nella loggetta sovrastante. Entrando ci si trova subito di fronte all'aula consiliare. Fu realizzata nel 1977. Quando Palazzo Cesaroni divenne la sede del Consiglio della Regione Umbria, in quello che era l'originario cortile interno. Qui si apre il grande scalone con le sue decorazioni leggere e luminose, arricchite da motivi floreali e culminante in una volta. Il lucernario è ornato da gruppi di figure femminili che simboleggiano le arti della musica, danza, poesia e canto. Negli angoli, in un leggiadro e ritmato stile liberty, sono rappresentate l'agricoltura, l'architettura, il commercio e l'industria. Nel grande salone del piano nobile, oggi noto come Sala Brugnoli, proprio dal nome del suo decoratore, spicca la danza delle ore, una danza di fanciulle avvolte in leggeri veli colorati. Ad esse si affianca la corsa dei cavalli, che simbolizza la fuga del tempo. Nei 12 ovali al di sotto della volta sono raffigurati altrettanti segni zodiacali. Gli arazzi e le figure femminili che ornano gli specchi sono invece opera di Domenico Bruschi.
altri spazi architettonici sono arricchiti da tempere e stucchi preziosi, come i corridoi e le sale del quarto piano. Dall'elegante torrino che completa Palazzo Cesaroni si può scoprire tutta la città di Perugia e godere di un vasto panorama. Per saperne di più, basta digitare consiglio.regione.umbria.it. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.